Ciao Sara! Ciao Gigi! Allora, oggi siamo qui di nuovo perché, a parte siamo tutte e due in divisa Super Mario anni 80, dai, proprio perché oggi siamo di nuovo su un revival. Revival! E quindi ti portiamo a Terra Nova, un gioco di Rosanna Leocata e Gaetano Evola, sempre sviluppato dalla Venice Connection, quindi questa casa editrice che ormai non esiste più. È un gioco un poco più complesso rispetto a Mini Incognito, sì. Perché è un gioco un poco più moderno, quindi molto più vicino alle nostre corde di giocatori da tavola, solamente perché è un poco più recente. È un gioco di area control in qualche modo, ovviamente non è proprio un wargame o un area control così, e non è un piazzamento tessile. Ovviamente uso questi termini in modo improprio per far vedere che conosco i giochi da tavola, ma in realtà non li conosco già per bene, anche perché non essendo non è un piazzamento tessile vero e proprio, perché non abbiamo delle tessere, ma abbiamo dei bellissimi, è un piazzamento di cioccolato, esatto, come quelli di cacao, ma molto più appetitosi perché sono esagoni. Ok, lo scopo del gioco, di muoverò la scatola per far vedere la bellissima mappa, ma che brillante idea, la bellissima mappa di Terranova, ve la vediamo bella suddivisa in esagone e per tipi di territorio. Okay. Lo scopo del gioco è piazzare i nostri cowboy e cercare di creare più recinti possibili per, diciamo, colonizzare e creare nuove città. Ok? Ok, partiamo subito. Partiamo subito piazzando, così spiego. Allora, lo scopo, appunto, come dicevo, piazzeremo all'inizio tutti quanti, alternativamente, i nostri lavoratori. Questi si occuperanno alcune zone e in questo modo cercheremo di recintare quanto più possibile delle zone. Più includiamo terreno, però più difficile sarà far punti, perché se includiamo i tre tipologie di terreno faremo un punto per ogni esagonino, ogni zona che noi abbiamo circondato. Se avremo due tipi di territorio, invece ne avremo due punti per ogni pezzettino di terreno. Se invece avremo un solo tipo di terreno saranno tre punti, quindi massimizzeremo la cosa, però sarà più difficile. Anche perché in circostanze di maggioranza, se io includessi, per esempio, adesso qui chiudessi il nostro due rossi e un giallo, esatto, sarebbero tutti miei, esattamente. Quindi dobbiamo cercare di creare la migliore condizione possibile per costruire più in assolutezza, se si può dire assolutezza, diciamolo, approfittiamo di questi termini non tecnici, ma soprattutto non esistenti, per far capire qualcosa. Durante la partita, una volta abbiamo piazzato tutti i nostri lavoratori, noi avremo tre punti azione, per così dire, da spendere. Il primo deve essere sempre un movimento. Okay. Dopodiché possiamo ampliarli con possiamo fare ulteriori movimenti o la costruzione effettiva dei recinti. Possiamo anche, dopo aver piazzato, per esempio, fare movimento di un lavoratore, piazzamento di un recinto, possiamo muovere anche addirittura un secondo lavoratore. Ok, allora adesso ci siamo mischiati sulla mappa. Esatto, molto romanesca questa partita, per forza di cose. Allora, la mia prima azione, perché ho iniziato io, perché sono un poco maleducato, è, per esempio, muovere il primo mino da qui a qui, e dopodiché costruirò in due pezzi di recinto. Va bene. Va bene? Io vado da questa parte, faccio una costruzione e un altro movimento. Ok. Una volta che abbiamo chiuso il recinto, mi conviene prima muovermi. Anzi, è obbligatorio prima. Esatto. Una volta che abbiamo recintato la zona, i lavoratori che si trovano intorno a quella città vengono rimossi dal gioco, perché sono due i scusate se mi interrompo, ma ok, come in questo caso noi abbiamo lasciata senza parole. Sì, perché ok, siccome hai fatto qualche punto, ma ti ripeto, è bello quando uno spiega i giochi mentre qualcun altro ti chiude i punti in faccia. Ma che brava.
Allora, siccome tu hai chiuso una zona da 3 quadratini sì. con un solo tipo di terreno, sì. allora innanzitutto rimuoverai il tuo lavoratore, non potrai più giocarlo. Ha fatto il suo lavoro, ha costruito questa piccola città e farai 3, 6, 9 punti. Belli. Perfetto. Secchi. E vai subito qui. Prego. Siccome io mi sento un poco di fottere, perché ti dico la verità, a me mi fa piacere giocare, mi fa piacere tutto, però certe volte comunque è bello anche vincere. Sì. Allora, io proverò a fare un movimento qui. Ti piazzo questo qua e questo qua. Ah, cioè non ti accontenti di quello piccolino, vai. Quello piccolino. Farò un punticino in più perché altrimenti abbasserò la quota. Va bene. Allora faccio uno. E due e tre. Non ti puoi mai fidare degli amici proprio. Mai fidarti degli amici. E allora io faccio lo scostumato. Avevi ragione, mi conviene. E faccio uno e due. Così ti aiuto, vedi? Mi aiuti, caspita. Allora facciamo uno. C'è scritto poi in due che fanno lì. Sai. Lo so. Effettivamente non è un'ottima idea. Va bene. Ormai. È andato così. Sai che farò? Sai Luigi che fa? Che fa? Manda la pubblicità. Ah, così proprio. Sì, proprio. L'invasione. Tutto chiuso. Ti ho cacciato fuori. Hai fatto ovviamente altri bellissimi 15 punti. Quindi da 9 vai a 24. Sì. Secondo tu, esatto, secondo turno di gioco, però ti ricordo. Cioè, era il secondo movimento. Quindi, bello tutto. Sì. Ok. Io mi sento abbastanza soddisfatto. Non vuoi chiudere un terreno? Chiuderò un terreno. Allora, tocca a te. Fai la tua mossa. Io chiuderò il terreno. Soccomberò. Sì, soccomberò. No, soccomberò nel senso più espanso del termine, ovvero morirò sotto le macerie proprio. Ah, va bene. Sì, perché io ho questa brillante idea di giocare con te. No, uno bisogna pure ammettere i propri errori. Quindi io proverò a fare questa cosa perché è l'unica cosa che posso fare. Faccio ovviamente non così, faccio uno, costruisco questo e due. No. 8 punti perché sono due tipi di terreno e quindi 2 punti per ogni casella, 4 punti. Ah, che morte. Siccome sarà un bagno di sangue, io direi di 24-8 mi sembra un bello scarto, cioè molto basket, ok? Va bene, ci piace. Esatto, io continuerei la partita ma senza dare fastidio ulteriormente a loro. Facciamo noi qualche altro punticino, comunque. Terranova, se sa. Strategicissimo. Sì, considera che in 4 è altrettanto scacchistico, se posso usare il termine, perché appunto le mosse sono due in croce. Muovere, costruire. No, semplicissimo regolamento. Esatto. Non c'è molto altro e ci sono due modi per andare a finire la partita. O la rimozione di quasi tutti gli elementi di gioco, meno uno, quindi quando rimaniamo con un unico lavoratore sul terreno del gioco la partita finisce, sì. Dovrebbe essere l'ultimo giro per tutti, o quando ovviamente finiscono tutti i pezzi di recinto perché non è più divisibile il terreno. Certo. Quindi se il terreno non è più... non si può più dividere in territori per un motivo o per un altro, la partita è finita. Non c'è da fare ulteriore conteggio punti perché i partiti sono tutti in fila, tutti in da giocare live, a fine partita non si faranno altri punti, quindi il gioco è questo. Bello. Sì, molto. Grazie Gigi. Ma grazie a te Sara per aver
accettato di sconfiggermi 24 a 8. Quando vuoi. Oltre. No, quando vuoi, basta, è l'ultima, è l'ultima. Ciao ragazzi. Ciao. Alla prossima.